Marchiam ego non diligam non admirer? Si chiede Cicerone. Diligam e admirer sono due congiuntivi indipendenti con valore eventuale. Essi tuttavia non presentano una possibilità ma un dubbio. Dopo aver dimostrato l'indubbio valore di Archia come poeta, Cicerone si chiede: ego non diligam, non dovrei amarlo? Non admirer, non dovrei ammirarlo? Il congiuntivo in questo caso esprime un dubbio in relazione a una decisione da prendere che riguarda il presente. Per questo viene usato il congiuntivo presente, che abbiamo reso con il condizionale presente del verbo dovere, seguito dall'infinito dei verbi che nella frase si trovano al congiuntivo. Avremmo potuto tradurre i due congiuntivi anche con un futuro semplice. Non amerò Archia? Non lo ammirerò? Se il dubbio riguarda il passato, abbiamo il congiuntivo imperfetto, come in quest'altra scena tratta dal video Cicerone difende il poeta Archia. Quid agerem, eum non defenderem? Agerem e defenderem sono due congiuntivi indipendenti con valore eventuale. Esprimono un dubbio in relazione a una decisione che riguarda il passato. Quid agerem, che cosa avrei dovuto fare? Eum non defenderem, non difenderlo? Abbiamo tradotto la prima forma al congiuntivo, agerem, con il condizionale passato del verbo dovere, seguito dall'infinito. Abbiamo reso il secondo congiuntivo, defenderem, con un infinito semplice. Il congiuntivo indipendente dubitativo esprime un dubbio in relazione a una decisione. Esso è negato da non, si trova sempre in una frase interrogativa diretta e ha un soggetto determinato, in genere la prima persona singolare o plurale, raramente la terza. L'interrogativa diretta per esprimere un dubbio è un espediente retorico. Questo tipo di congiuntivo sarà dunque più frequente in quel genere di testi che presentano una struttura drammatica, per esempio i testi teatrali, o che presuppongono un interlocutore, la giuria, il popolo, come avviene nelle orazioni. I tempi utilizzati sono due: il presente congiuntivo per esprimere un dubbio che riguarda il presente, l'imperfetto congiuntivo per un dubbio che riguarda il passato. Possiamo tradurre il congiuntivo dubitativo in tre modi: con il futuro, con il condizionale del verbo dovere seguito dall'infinito, oppure con l'infinito semplice.